Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il primo di giugno del 2021. Noi siamo qui per la grazia di Dio a leggere la parola di Dio insieme perché appunto questo è un tempo di meditare, di leggere, di ascoltare la parola di Dio. Leggiamo la Bibbia insieme tutti i giorni da lunedì al venerdì a mezzogiorno su questo canale, canale di Nicodemo Fabiano su YouTube. E tu puoi accedere, ti invito a scrivere, a mettere un like, a condividere questa trasmissione. Noi stiamo leggendo il libro di Giosuè. Noi continueremo il capitolo 19, dove ci siamo fermati ieri, ma partendo dal versetto 10 e noi andiamo fino al capitolo 20, versetto 9. Quindi la parola del Signore che viene letta nella nostra vita. Giosuè capitolo 19, versetto 10, parola del Signore. La terza parte tirata a sorte toccò ai figli di Zabulon, secondo le loro famiglie. Il confine della loro eredità si stendeva fino a Sarid. Questo confine saliva a occidente verso Mareala e giungeva a Dabbeset e poi dal torrente che scorre di fronte a Yokeneam. Da Sarid girava a oriente verso il sol levante sino al confine di Kislot Tabor. Poi continuava verso Dabrat e saliva Yafia. Di là passava a oriente per Gat Kefer, per Et Kazin, continuava verso Rimom, prolungandosi fino a Nea. Poi il confine girava dal lato settentrione verso Canaton e terminava nella valle di Iftael. Esso includeva inoltre Catat, Naalal, Simron, Ideala e Betleme, 12 città e i loro villaggi. Questa fu l'eredità dei figli di Zabulon, secondo le loro famiglie, quelle città e i loro villaggi. La quarta parte tirata a sorte toccò a Issacar, ai figli di Issacar, secondo le loro famiglie. Il loro territorio comprendeva Israel, Kesulot Sunem, Kafaraim, Shion, Anaarat, Rabit, Kizion, Abetz, Remet, En Ganim, En Kada e Bet Pazes. Poi il confine giungeva a Tabor, Saasim e Bet Semes e terminava al Giordano, 16 città e i loro villaggi. Questa fu l'eredità della tribù dei figli di Issacar, secondo le loro famiglie, quelle città e i loro villaggi. La quinta parte tirata a sorte toccò ai figli di Asher, secondo le loro famiglie. Il loro territorio comprendeva Kerkat, Kali, Betel, Aksaf, Amelech, Amad, Mizal. Il loro confine giungeva verso occidente al Carmelo e a Sior Libnat. Poi girava dal lato del sol levante verso Bet Dagon, giungeva a Zabulon e nella città valle di Iftael al nord di Bet Emek e Neiel e si prolungava verso Kabul a sinistra e verso Hebron, Rehob, Camon e Cana fino a Sidone la Grande. Poi il confine girava verso Rama fino alla fortezza di Tiro, girava verso Cosa e terminava al mare dal lato del territorio di Akzib. Esso includeva inoltre Uma, Afek e Rehob, 22 città e i loro villaggi. Questa fu l'eredità della tribù dei figli di Asher, secondo le loro famiglie, queste città e i loro villaggi. La sesta parte, tirata a sorte, toccò ai figli di Neftali, secondo le loro famiglie. Il loro confine si estendeva a Kelef, da Elom, Bezaanannim, Adami, Nekeb e a Iabnel, fino a Lacun e giungeva al Giordano. Poi il confine girava a occidente verso Asnot Tabor e di là continuava verso Kukok, giungeva a Zabulon dal lato di mezzogiorno, a Asher dal lato di occidente e a Giuda del Giordano dal lato orientale.
Le fortezze erano Sidim, Ser, Kamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Azor, Kedes, Idrei, En Azor, Ireon, Migdal, El, Korem, Bet Anat e Bet Semes, 19 città e i loro villaggi. Questa fu l'eredità della loro tribù dei figli di Neftali, secondo le loro famiglie, queste città e i loro villaggi. La settima parte tirata a sorte toccò alla tribù dei figli di Dan, secondo le loro famiglie. Il confine della loro eredità comprendeva Sorea, Estaol, Ir Semes, Saa Labim, Ayalon, Itla Elon, Timnata Ekron, Eltek, Gibeton, Baalat, Yeub, Bene Berak, Gat Rimon. Me Iarkon e Rakon, con il territorio di fronte a Iafo. Il territorio dei figli di Dan si estese più lontano perché i figli di Dan salirono a combattere contro l'Esem. La presero e la passarono a fil di spada, ne presero possesso, vi si stabilirono e la chiamarono l'Esem, Dam, dal nome di Dan, loro padre. Questa fu l'eredità della tribù dei figli di Dan secondo le loro famiglie. Queste città e i loro villaggi. Quando i figli di Israele ebbero finito di distribuirsi l'eredità del paese secondo i loro confini, diedero a Giosuè, figlio di Nun, un'eredità in mezzo a loro. Secondo l'ordine del Signore, gli diedero la città che egli chiese, Timnat Sera, dalla regione montuosa di Efraim. Egli costruì la città e vi stabilì la sua residenza. Queste sono le eredità che il sacerdote Eleazar, Giosuè, figlio di Nun, e capi famiglia della tribù dei figli di Israele distribuirono a sorte a Silo, davanti al Signore, all'ingresso della tenda di convegno. Poi si compirono la spartizione del paese. Giosuè capitolo 20. Poi il Signore disse a Giosuè, parla ai figli di Israele e di loro, stabilite le città di rifugio, delle quali vi parlai per mezzo di Mosè, affinché l'omicida che avrà ucciso qualcuno senza averne l'intenzione possa mettersi al sicuro. Essi vi serviranno di rifugio contro il vendicatore del sangue. L'omicida fuggirà in una di quelle città e fermatosi all'ingresso della porta della città esporrà il suo caso agli anziani di quella città. Questi lo accoglieranno presso di loro dentro la città, gli daranno una dimora ed egli si stabilirà fra loro. E se il vendicatore del sangue lo inseguirà, essi non gli daranno nelle mani l'omicida perché ha ucciso il prossimo senza averne l'intenzione, senza averlo odiato prima. L'omicida rimarrà in quella città finché alla morte del sommo sacerdote che sarà in funzione in quei giorni comparirà in giudizio davanti alla comunità. Allora l'omicida potrà tornarsene e rientrare nella sua città e nella sua casa, nella città da cui era fuggito. Essi dunque consacrarono Kedes in Galilea, nella regione montuosa di Neftali, Sichem nella regione montuosa di Efraim e Kiriat Arba, cioè Hebron, nella regione montuosa di Giuda. E di là dal Giordano, a oriente di Gerico, scelsero nella tribù di Ruben, Bezer nel deserto, nell'alto piano, Ramot in Galaad, nella tribù di Gad, e Golan in Basan, nella tribù di Manasse. Queste furono le città assegnate a tutti i figli di Israele, allo straniero residente fra loro, affinché chiunque avesse ucciso qualcuno involontariamente potesse rifugiarsi e non avesse a morire per mano del vendicatore del sangue prima di essere comparso davanti alla comunità. Parola del Signore.
Io ti aspetto per domani, quando noi, anche se è un giorno di festa, ma noi continueremo sempre a leggere la parola di Dio, comunque e ovunque, seminando la parola del Signore. Quindi io mi auguro che tu possa leggere la Bibbia anche con me domani. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio. Rimani nella grazia di Cristo Gesù. Dio ti benedica.